Sì, esattamente. No, non è una organizzazione, è un ufficio della Curia di Venezia, quindi sono un collaboratore del Cardinale Scola e ho dal Patriarca l'incarico di creare nuovi stili di vita e proporre nuovi stili di vita in questa realtà che il consumismo ha rovinato. Ecco, a proposito dell'acqua, allora, gli stili di vita cosa possono... come possono centrarsi? Allora, c'entra soprattutto a proposito dell'acqua, perché l'acqua è l'elemento primario del nostro rapporto con i beni. E quindi se rispettiamo l'acqua, se gustiamo l'acqua, se vogliamo l'acqua della fonte e non quella delle bottiglie in plastica, allora ci riconciliamo con il creato e poi vogliamo che sia in mano alla comunità, non in mano ai privati per farne profitto. Infatti una delle richieste principali è questa del referendum entro il 2011, a fronte delle 1.400.000 firme che sono state, certo, che sono state raccolte. Anche per voi, dal vostro punto di vista, quando si scrive acqua si legge democrazia? Sicuramente, non c'è dubbio. L'acqua è il grande momento di prova per una democrazia reale che parta dalla base, che parta dalla gente, non più per deleghe a SPA che in fondo lucrano, ma davvero per difendere un bene comune. Siete riusciti a coinvolgere le vostre...